Ok, dai, parto subito così la chiudiamo. La indovino in 5 minuti. Questo è abbastanza semplice. Abbiamo poco da dire, l'abbiamo già vista, rivista, l'abbiamo vista nel caso delle sinapsi muscolari, della neuromuscolare. Qui il concetto è lo stesso, eh? Quello che cambia è un pochino, però noi non ci entriamo, quindi c'è una questione più anatomica, proprio di riconoscimento cellula-cellula, che è basato sul tipo di cellula, ma anche sull'attività elettrica, cioè ci sono moltissimi criteri, però sicuramente poi alla fin fine chi è che dovrà mediare il riconoscimento e l'instaurarsi di un punto di adesione? Com'è che le cellule si vedono e si riconoscono? Chi sei? No, com'è che le cellule si riconoscono tra di loro? No? È per contatto, giusto? Si toccano? Ah sì! Perché si riconoscono? Come si riconoscono? I recettori si legano nelle cellule. Li chiamiamo recettori? O li chiamiamo... Che classe di molecole permette il riconoscimento delle cellule tra di loro? L'identità, tu sei una cellula epiteliale, no? Tu sei più una membrana. Che ne sai se... è un endotelio, un astrocita, una microglia, un neurone, il neurone che ti piace. Tu al buio sei lì e... Oh! Ops! Ciao, sei Claudia? Oh! Ops! Scusi! Cioè, dai, come si dice? Qual è la classe di molecole che permette alle cellule di riconoscersi tra di loro? Le molecole di adesione. Le molecole di adesione. Avete visto delle classi, voi ne avete vista qualcuna molto famosa, non tutte, però ce n'è una famosissima che tra l'altro nei neuroni anche è importante ed è super variabile, molto variegata, diciamo così. Classe di molecole di adesione che permettono il riconoscimento cellula a cellula. Proprio legate al riconoscimento. Le caderine, giusto? Il legame omofilico e quindi cellula dell'epitelio con altra cellula dell'epitelio. Sei italiano! Ah, compaesano! E ci si abbraccia forte forte. Quello sono le caderine. Lo riconosci come simile a te perché esprime lo stesso set di molecole di adesione. Qui la faccenda è molto più complicata. Però il concetto è sempre quello di adesione specializzata con una serie di molecole più generiche, più specifiche, ok? E poi in realtà questi contatti possono essere ulteriormente stabilizzati sulla base di altri fattori che non ci interessa sviluppare adesso. Però, ok, ricordiamoci che è un punto di adesione specializzata tra due cellule che si sono scelte in qualche modo. Ok, ovviamente è un punto non solo di adesione specializzata ma anche di ricezione dei segnali, quindi ci aspetteremo che guardandola per esempio in microscopia elettronica di trovarci un bel spessimento, l'abbiamo visto, no? Quella parte densa, ecco, quella parte densa però facciamoci un po' più di attenzione adesso che stiamo puntando sulla sinapsi. Ecco, l'ho beccata subito quella simmetrica. La parte densa c'è da tutti e due i lati, Scusate un attimo. No. Prendiamone una a caso, ok? Questo è proprio come il mago. No, però una a caso nella parte che ci ha caricato. Ok, per esempio questa. La vedete? Vediamo se riusciamo a vedere la sinapsi. Vedete la sinapsi o no? Quelle bollicine ormai vi siete fatti l'occhio, no? Quando vedete che si cerca di quella è una sinapsi. Quindi ci sarà trasferimento dell'informazione. Sappiamo già come funziona, giusto? Arriva l'onda di depolarizzazione,
adesso vedremo come, mediato dal calcio, ma non importa, ci dovrà essere un meccanismo di, nella parte presinaptica, quindi nel neurone che manda il segnale, questo segnale viene mandato attraverso il rilascio di neurotrasmettitore. Nel muscolo abbiamo visto l'acetilcolina, qui si tratta di altri neurotrasmettitori, ce ne sono tanti, però ci sarà un meccanismo di esocitosi, ok, di queste vescicole, e poi il messaggio verrà ricevuto. Allora, guardate quelle membrane, qui le membrane sono super contrastate, ma non importa, si riconosce lo stesso. Ce n'è una più densa? L'addensamento al di sotto della membrana. Vi sembra lo stesso nella parte presinaptica e nella parte postsinaptica? Ragazzi, dai, ancora un attimo di concentrazione, lo so che è difficile, ma qui dovete guardare. Ok? Questo è il terminale, lo chiameremo presinaptico, e questo è il terminale che chiameremo postsinaptico. Quindi di qui viene mandata il segnale e qui viene ricevuto. Questo è il contatto, giusto? Quindi però l'informazione è unidirezionale anche lei. Quindi ci sarà il rilascio di neurotrasmettitore che dovrà essere riconosciuto dal neurone successivo. Forse l'ho detta un po' velocemente questa parte, eh? È il punto di trasferimento dell'informazione da un elemento della catena a quello successivo, ok? Che avviene, come abbiamo visto per il muscolo, attraverso rilascio di neurotrasmettitore e depolarizzazione della membrana. Quindi facciamo un ripasso veloce per vedere se questa cosa è chiara. E lo facciamo qua. Allora, quindi immaginiamo, arriva l'onda di depolarizzazione, giusto? L'abbiamo vista, potenziale d'azione. È una luce, ma in realtà quelle luci volevano essere queste onde di depolarizzazione. L'onda di depolarizzazione arriva qua, questo è il terminale presinaptico, questo neurone a questo punto qui è la fine della strada. Passeremo l'informazione al neurone successivo, quindi stimoleremo una depolarizzazione nel neurone successivo della catena, e questa depolarizzazione quindi continuerà nell'assone, nel neurone ricevente. Il neurone si depolarizza, si eccita per depolarizzazione, quindi l'arrivo di un segnale lo deve depolarizzare, deve essere depolarizzante, e poi a sua volta potrà essere trasferito. Ricordatevi, i neuroni, cioè l'attività neuronale a grandi linee, è una catena che va dal sensore al motore, giusto? Ed è una catena però, quindi i neuroni si parlano facendo girare queste informazioni. Sono treni di potenziali d'azione che passano con informazioni che arrivano da una cellula ad un'altra e risuonano come un concerto. Ok, ma adesso qui stiamo solo in un piccolo passaggio da una cellula a quella successiva. L'informazione arriva all'onda di depolarizzazione, qui cosa dovrà succedere? Cosa dovrà succedere? Arriva l'onda di depolarizzazione qui, perché il segnale passa alla cellula successiva, e poi ci deve essere endocitosi? Esocitosi. Dobbiamo rilasciare il neurotrasmettitore. Nella cellula postsinaptica, che cosa dovrà succedere? Questa molecolina diffonde in questo piccolo spazio, giusto? Esocitosi. E qui chi c'è che riceve questo segnale? Un recettore che potrebbe essere... Ok? Il risultato ultimo che ci interessa in questo momento è il legame di un recettore col suo ligando. Può fare mille cose, mille tipi di segnalazioni intracellulari, le più svariate. In questo caso però è la stessa che abbiamo già visto nel caso del muscolo. Si ha... Che cos'è questo recettore? Come quello dell'acetilcolina, l'abbiamo già visto. Cos'è? Il recettore è un canale
Facciamo finta del sodio, per esempio. Quindi l'ego, cioè il legame, immaginatelo per favore, dai. Rilascio di questo neurotrasmettitore, la concentrazione in questo piccolo spazio spicca. Vabbè, va, lanciamoci. Ok, e questo sull'altra membrana avremo un recettore che riceve questo neurotrasmettitore e in risposta al legame col neurotrasmettitore apre un canale per il sodio. Ok? Arriva questo canale per il sodio e a questo punto nella parte postsinaptica intorno a questa membrana avremo l'onda che continua. Una depolarizzazione, in realtà vedremo non c'è subito potenziale d'azione, quello gira negli assoni, ma insomma qui sono anche dettagli che vedrete poi. Ok, a questo punto però, quindi, questa membrana presinaptica è specializzata nel esocitosi, invio del segnale. La membrana postsinaptica invece sarà specializzata nel ricezione del segnale, ok? E quindi chiaramente saranno due membrane totalmente diverse. È asimmetrica questa struttura sinaptica. Questo punto di adesione specializzato è asimmetrico. E qual è la parte più spessa, diciamo? Le membrane sono sempre la parte superficiale, ma negli addensamenti al di sotto della membrana, quale dei due è più spesso? Il postsinaptico, ok? Quindi, e perché è così spesso? Perché lo vediamo così nero? Perché è ricco di proteine, denso di proteine, ma che tipo di proteine? Tutte quelle proteine che servono per per la ricezione del segnale, per l'elaborazione, non è neanche l'elaborazione, però diciamo c'è una cascata di segnali intracellulari. E c'è la necessità anche di clusterizzare tutte quelle molecole che permettono qui di avere il legame, la ricezione del segnale. Allora, io non ci entro troppo nel dettaglio, queste proteine, le loro scaffold, ci sono un sacco di elementi, ci sono sicuramente i recettori, ma non solo. Ci sono una serie di proteine... Sì, in qualche modo che elaborano il segnale, cioè nel senso che modificano, possono modificare anche la sinapsi in funzione della quantità di attività elettrica che passa, che rispondono a queste attività elettriche, per esempio questa CAM kinase, e insomma in realtà tutte un sacco di molecole coinvolte nelle catene di trasduzione del segnale che avete studiato, le ritroviamo in quegli addensamenti. Più aggancio al citoscheletro, eccetera, eccetera. Ok, però ovviamente io non entro nel dettaglio di tutto questo. Ci troviamo anche i distroglicani. Guarda, avevo messo qui la foto, ma... Ok, e ogni neurone può ricevere migliaia di sinapsi. Però scusate, faccio un salto indietro, perché sul dendrite, non sempre, le sinapsi possono arrivare in qualunque punto della cellula. Dendrodendritiche, cioè la sinapsi è proprio così, può arrivare dovunque, può colpire qualunque parte della membrana del neurone, però diciamo esiste una parte specializzata che è il dendrite, e nei dendriti, scusate ve la cito soltanto ma perché lo sappiate, ogni tanto riconosciamo, per esempio nei Golgi, vedete la membrana del dendrite non è liscia ma ci sono queste, si chiamano spine. Sembrano le spine di un gambo di rosa. Si chiamano spine dendritiche. Quindi sono delle estropressioni. Forse parenti di altre estropressioni che avete già visto nelle membrane. Quindi cosa ci immaginate qui dentro con il citoscheletro? Microfilamenti di actina. E come? Ok? Delle estropressioni proprio dovute all'organizzazione dell'actina, quindi è l'actina che crea questi
estroflessioni. Oh, non adesso! Rimane tutto quasi scarico. No, no, vediamo se ce la faccio. Ok, allora queste spine dendritiche in realtà sono dei punti. Dov'è che le troviamo soprattutto? Neuroni che ricevono grandi densità di contatti sinaptici, ok? E in cui, appunto, c'è bisogno forse di un po' di privacy anche, no? In questo... Ops. Tutto a posto, non mi preoccupate. Allora... quindi abbiamo detto che si aprono questi canali a livello postsinaptico che fanno procedere il segnale dall'elemento pre all'elemento postsinaptico, e questo avviene attraverso una depolarizzazione, giusto? Quindi cambiamento del potenziale della membrana. Ecco, questa depolarizzazione però, quando abbiamo tante sinapsi tutte vicine, c'è il rischio che ci sia un po' di confusione. Un po' lo vogliamo questo. Un po' lo vogliamo che si sommino insieme, lo vedremo dopo, no? Perché avremo poi un'unica risposta. Quindi noi vogliamo elaborare tutti questi stimoli. Però, ecco, a volte ci sono anche, come dire, dei... come ve la spiego così alla veloce? La spina, ok? Ci sono alcune sinapsi che hanno, diciamo così, una vita propria. Cioè, che fanno... La sinapsi riceve, questa sinapsi sarà tra questa cellula ed un'altra specifica cellula, mentre un'altra sinapsi potrebbe essere una sinapsi con un'altra cellula, ok? Quindi sono circuiti, informazioni diverse. Quindi il rapporto che questo neurone ha con quella particolare tipo di informazione che arriva da quel particolare neurone, a volte hanno bisogno di un po' di privacy. Perché? Perché possono modificarsi nel tempo. Ok, sì, noi possiamo rafforzare certe sinapsi o farne perdere altre sinapsi. E quindi in qualche modo, se volete, la spina dendritica è una specie di privé, in cui questi due attori, pre e postsinaptico, hanno un pochino più di privacy elettrica. In effetti le spine, scusate, così chiudo questa lezione, poi abbiamo ancora un dettaglio ma che vedremo la prossima volta, in effetti le spine sono forse l'elemento più dinamico dei neuroni, l'ultimo elemento citologico. Il neurone è una cellula tendenzialmente statica, quindi la sua, sì, cioè la sua morfologia si è evoluta durante lo sviluppo, si è elaborata durante lo sviluppo. Embrionale e durante lo sviluppo postnatale, però a un certo punto si fissa. Ecco, la spina dendritica invece, quindi la connettività tra i neuroni, continua a modificarsi nel tempo. Quindi queste sono strutture che possono essere, quindi le sinapsi possono variare, possono essere più o meno labili, non sono fisse. Quello è l'elemento di plasticità, diciamo così, maggiore che rimane nell'adulto. Alcune sinapsi si fissano, altre sinapsi si perdono. E questo si vede molto bene, per esempio, con le spine dendritiche. Quindi queste estroflessioni di attina, queste, se volete, potete immaginarle in modo un pochino più dinamico, mentre il resto della struttura della cellula tende ad essere più fissa. Ok? Voilà. E lo sviluppo lasciamo perdere. Va bene, ci manca da dire due stupidaggini sui neurotrasmettitori e poi passiamo alla glia. E quindi lunedì io di sicuro finisco con il sistema nervoso. E ci rimane da fare però la meiosi. Ne faremo quindi martedì della prossima settimana e poi basta.